Riguardo la 1773, cioè quella che riguarda l'ISE, secondo noi la nostra risoluzione è quantomeno più completa rispetto a quella del Partito Democratico, in quanto noi chiediamo sì che si è introdotto l'ISEE come parametro, però lasciando libertà all'utente di scegliere il sistema a lui più favorevole. Questo proprio per ovviare ad alcuni dubbi che sono stati sollevati, anche se riteniamo che poi anche quelli siano eventualmente superabili, in quanto l'ISEE sì comporta una pratica burocratica, ma che tutto sommato non stravolge la vita di un cittadino, semplicemente si tratta di mettere insieme una dichiarazione dei redditi con un eventuale contratto di locazione di una casa o un estratto conto bancario, insomma, oltretutto tramite le associazioni per alcune fasce di cittadini il servizio di calcolo dell'ISEE è gratuito, quindi non comporterebbe nemmeno dei costi aggiuntivi. Si applica alle famiglie, ma si applica anche ai singoli. Faccio l'esempio dei pensionati, che molto spesso, magari trovandosi a dover richiedere un contributo affitto o per fare altre domande, già si trovano nelle condizioni di dover calcolare l'ISEE. Appunto, si tratta di un calcolo volto a un contributo, anche la compartecipazione alla spesa sanitaria è un contributo, quindi è esattamente equiparabile. Quindi, secondo noi, la nostra risoluzione è quantomeno più completa rispetto a quella presentata dal PD e noi continuiamo a sottolineare il fatto che andrebbe inserito anche l'ISEE nei parametri, come oltretutto hanno fatto anche altre regioni, insomma non saremo gli unici e i primi. Oltretutto anche il patto stesso per la salute 2014-2016 stabilisce che è necessaria una revisione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni che eviti che la partecipazione rappresenti una barriera per l'accesso ai servizi. Secondo noi questa introduzione andrebbe a completare il quadro. Riguardo l'altra risoluzione, alcune cose sono state dette, ci tengo a sottolineare alcuni dati, cioè che appunto con l'introduzione del ticket e del super ticket vi è stata a livello nazionale proprio una diminuzione delle prestazioni specialistiche, in particolare per le attività di laboratorio e di diagnostica. L'osservazione che sinceramente ci fa piacere che sia stata colta sul fatto che questo può aver portato a un travaso verso il privato è comprovata anche dal fatto che a una diminuzione del calo delle prestazioni di analisi e di diagnostica in realtà c'è stato poi un aumento delle prestazioni di visite specialistiche, quindi evidentemente il cittadino si è dovuto rivolgere a soggetti privati evidentemente più vantaggiosi, oltretutto molto spesso con liste d'attesa inferiori. Questa secondo noi è una linea che va assolutamente interrotta e va portata nella direzione diametralmente opposta. La stessa Emilia Romagna tra il settembre 2011 e l'agosto 2012 rispetto all'agosto 2003, al settembre 2013 agosto 2014 ha visto delle entrate di 2,4 milioni inferiori. Questo cosa ha comportato? Minori entrate per le casse della regione, ma quindi un aggravio rispetto agli ammortamenti, ad esempio, delle apparecchiature, e quindi sostanzialmente è una situazione che non va a vantaggio né del cittadino né del sistema sanitario. Quindi la nostra risoluzione chiedeva di ridurre, che direttamente la Giunta e l'assessorato riducesse il contributo per le prestazioni che risultassero più costose rispetto al costo della prestazione stessa. Riteniamo comunque accoglibile l'emendamento proposto dal Partito Democratico, in quanto anche con un confronto con l'assessore è emerso che comunque prima di prendere queste decisioni l'assessore è obbligato a un confronto col MEF e quindi lo riteniamo accoglibile. Grazie.